Buonasera signore e signori, benvenuti a questa nuova puntata. Stasera abbiamo l'onore di avere con noi uno dei più grandi cantanti del mondo, Nick Morrison. Buonasera. Oi, ciao bello. Allora, volevo innanzitutto chiedere se ci può dare un po' del suo tempo. Sì, preferisci. Perfetto. Allora, innanzitutto la prima domanda che le voglio fare è come si arriva al suo livello? Ci vuole personalità, stile. E certo, quello non le manca, vero? In effetti. Ora, molti la accusano per la poca originalità. Come si risponde a tali accuse? Ma io semplicemente do valore a queste canzoni. Scusi. Eh? Ah, sì. Tieni, Ambrogio. Grazie. Tieni pure il resto. Grazie. Vedo la sua generosità. Allora, come ha detto che si risponde a tali accuse? Io do valore a queste canzoni. Le canzoni senza stile non hanno senso. Bene. Ora, a quali dei suoi successi più affezionato? Abbiamo lavorato molto in molti successi, però quello che mi sta più a cuore è la... Guardia, che stai facendo? Sì, domani al Central Park, ok? Va bene, alle 7. Sì, va bene. Ciao. Ho visto che appena ha fatto una telefonata importante, ci può svelare la sua amata? Arianna, don't stop the music. Ora, volevo chiederle ci può dire, ci può svelare lei alcuni misteri. Ci sono delle voci che dicono che lei sta incidendo un nuovo brano. Ci può dire quale? Beh, il titolo è da aspettare. Infatti stiamo lavorando e devo ringraziare anche i produttori. Ora, secondo altre voci, lei ha rifiutato un contratto da ben 10 milioni di euro con la Virgin Production, è vero? Non è al mio livello. E poi, inoltre, ho appena assicurato un contratto con JC, della Def Jam. Bene. Il suo grande successo l'abbiamo visto tutti, ma lei farà un tour mondiale? E se sì, dove? Il 2 marzo sarà targato Nick Morrison's Tour. Andremo in numerose città: Monte Carlo, New York, Los Angeles, Las Vegas. E... nessun'altra? Bari, la mia città. Sono molto affezionato. Bene, la ringrazio per aver partecipato. Come te lo dico, lavandia. Arrivederci. Sun's coming up in the sky. I'm watching the birds passing on by.